Una gara che coinvolge i quartieri della città, che si sfideranno per la realizzazione del presepe più bello e caratteristico. È il Palio dei Presepi, cui potranno partecipare tutti i cittadini che dovranno costituirsi in comitato di quartiere in accordo con la municipalità di riferimento, per creare il proprio presepe con la massima libertà di espressione, potendo scegliere i materiali, i soggetti, gli scenari e le tecniche da utilizzare. Tutto attraverso un bando di concorso che scade il 1 ottobre per promuovere l'antica tradizione presepiale attraverso un contest annuale che coinvolgerà tutti i quartieri del comune di Napoli. Chiunque parteciperà dovrà fare dei presepi tipici della nostra tradizione. Sicuramente sarà anche un qualcosa di molto particolare, lasciamo anche un po' all'immaginario dei partecipanti, però sicuramente dovranno seguire dei parametri che metteremo. Le famose iniziative che io scrivo da anni di incami, che noi non siamo una cocotte in attesa di essere visitata, ma dobbiamo anche, pur coscienti del patrimonio enorme che abbiamo, dobbiamo invitare a venire, dobbiamo proporre, dobbiamo accogliere, incentivare, fare queste cose è fondamentale, cioè portare il turismo, andarlo a prendere, non solo aspettare chi decida di venire, perché le proposte non devono mai essere esaurite. Un'iniziativa che vuole promuovere il patrimonio artistico e artigianale della città, per avvicinare cittadini e turisti ad una tra le più conosciute tradizioni artigianali e far nascere collaborazioni fra le esperienze delle persone anziane e le innovazioni dei giovani. Per la prima volta viene attuata nella nostra città, devo dire, per una meritoria iniziativa e proposta del consigliere Carmine Attanasio, che è tradizione invece in tante altre città italiane, è quella di aprire una competizione pacifica legata sull'eleganza, sulla qualità dei prodotti, sull'inventività fra i diversi quartieri della città di Napoli, 30 quartieri, che saranno chiamati a predisporre nelle forme che riterranno più opportune i migliori presepi che gareggeranno fra di loro. Nello stesso tempo, mettendo a confronto le municipalità, intendiamo stimolare la creatività, la voglia di fare, la competizione e anche tante belle occasioni per i turisti e per i cittadini che deseranno di vedere la nostra città in quelle settimane, in quei mesi. È una competizione che unisce, quindi è una competizione che fa più città, tra l'altro una grande scena storica. Perché la scena del presepe non resta mai immutata, ma in qualche modo si apre a tutti i protagonisti della vita sociale. La scena del presepe è una scena inclusiva e questo vogliamo che sia il valore che si trasmette anche in questa occasione.